Oh, ed eccoci qui, sempre nella nostra rubrica Giovani Autori Emergenti. Quindi, come vi spiego spesso, ho avuto modo di leggere tantissimi autori emergenti in questo periodo e mi fa molto piacere di averlo fatto perché ho scoperto veramente delle cose molto, molto belle. Ecco, oggi vi voglio parlare di un progetto che è veramente. Io lo considero a livello attuale, tra quello che ho letto tra i giovani emergenti, lo considero veramente una piccola opera letteraria. E vi sto parlando di Una Nature Lover in Lockdown di Salvina Cimino. Eccolo qua, quindi Una Nature Lover in Lockdown di Salvina Cimino. Allora, l'opera di Salvina, io ho avuto il piacere di conoscere casualmente Salvina, questa giovane autrice. E abbiamo avuto modo di confrontarci anche recensendo rispettivamente le nostre opere. Ci siamo conosciute così, ma come spesso succede, da una casualità poi è nata qualcosa invece di molto, molto bello. Perché io ho preso il libro di Salvina e alla fine sono rimasta veramente stupefatta. Perché sono rimasta stupefatta? Perché essenzialmente il libro parla di un periodo molto importante. C'è una parola chiave, il lockdown. Ecco, il libro ovviamente parla proprio del periodo del lockdown del 2020, quindi della primavera scorsa, dove ovviamente purtroppo eravamo tutti in quarantena. E Salvina è riuscita a trasformare la sua opera in un diario. Però mi correggo subito, perché all'inizio pensavo anch'io che fosse un diario. Invece il libro, Una Nature Lover in Lockdown di Salvina, non è un diario, è un'agenda letteraria. Ed è bellissima questa cosa, perché leggendolo mi sono ritrovata improvvisamente nell'Ottocento, i primi del Novecento. Le agende letterarie. Quindi l'autrice che cosa fa? Scandisce giorno dopo giorno quello che è stato ovviamente il suo periodo di quarantena, quindi lockdown, però che cosa fa? Non ci racconta soltanto i suoi sentimenti, non ci racconta soltanto quello che ha provato, le sue sensazioni, ma ce lo racconta sotto un punto di vista letterario. Quindi all'interno del libro noi che cosa abbiamo? Abbiamo innanzitutto una citazioni letterarie sterminate, quindi ci sono tantissimi autori conosciuti, Hugo, Emily Dickinson, cioè ci sono tantissimi autori classici, ma anche contemporanei. Per esempio, arriviamo anche alla filosofia, diciamo, religiosa di Giovanni Paolo II. E ogni citazione praticamente introduce quello che è il giorno in cui Salvina, appunto, ha puntato tutto quello che, tutte quelle che erano le emozioni e le sue sensazioni, ma sempre facendo riferimento alla letteratura, alla pittura, quindi ovviamente scandendo questo lockdown con un'agenda letteraria. Quindi Salvina non ci parla soltanto di se stessa, ma ci parla di se stessa attraverso quelle che sono le sue passioni, per la letteratura in primis, per la poesia, per la pittura, per l'arte. Quindi quando voi avete tra le mani una Nature Lover in Lockdown, voi non avete in mano un piccolo libro, voi avete in mano una piccola agenda letteraria, una cosa che mi ha fatto letteralmente impazzire, a parte le citazioni che introducono ovviamente i giorni che sono scanditi a livello, diciamo, di calendario. Cosa che mi ha fatto impazzire è stato il fatto che qui dentro trovate delle pagine con su scritto note, cioè sono delle pagine bianche che l'autrice ha lasciato appositamente per noi, come si faceva una volta quando si aveva un'agenda letteraria, per prendere degli appunti, per poter fissare su carta immediatamente delle emozioni e delle sensazioni. Ecco, Salvina ci lascia delle pagine bianche, le note, che praticamente sono destinate a noi lettori nel caso in cui volessimo appuntare qualcosa o ricordare ovviamente qualcosa di quel periodo. Quindi Salvina ci ha lasciato un'opera che ha anche un piccolo valore storico. Non piccolo, ha un grande valore storico, perché il lockdown finirà nei libri di storia, quello che stiamo vivendo con il coronavirus, eccetera. Quindi finirà nei libri di storia e aver avuto la possibilità di leggere un'opera come quella di Salvina mi ha dato l'opportunità ovviamente di rivedere, di rivivere quei giorni. Però di riviverli in maniera totalmente diversa e quindi di rimanere affascinata, soprattutto a livello letterario, di tutto quello che Salvina ci ha messo dentro. Quindi noi magari eravamo intenti in quel periodo a cucinare, eravamo intenti a praticamente magari cantare, eravamo intenti a fare tantissime altre cose, abbiamo riscoperto un tempo libero, abbiamo riscoperto tante cose. Salvina invece ci porta all'interno del suo tempo libero, ci porta all'interno di quelle che sono le sue emozioni più profonde, ma ci porta all'interno di una sua spassionata
cultura. Quindi questo è il motivo principale per cui io vi consiglio una Nature Lover in lockdown. Compratelo perché effettivamente quando lo avrete tra le mani non ne potrete più fare a meno perché è una bellissima agenda letteraria da conservare, da mettere quindi da parte, perché un domani, quindi in futuro, quando riparleremo di questo periodo, questa sarà una bellissima testimonianza, non solo umana, ma soprattutto culturale, filosofica, artistica. Quindi brava Salvina, mi ha fatto tantissimo piacere leggerti e mi ha fatto tanto piacere conoscerti. Sei una bellissima persona, ma soprattutto hai una cultura immensa. E questo l'ho ripetuto anche per gli altri giovani autori che ho letto e sto recensendo. Siamo tutti, perché anch'io mi ci metto come giovane autrice, ma rigiro un pochino il fatto, siete tutti straordinari perché ponete la vostra cultura, la vostra passione per tutto quello che amate all'interno dei libri. E questo traspare ed è la cosa più bella. Quindi nel tuo caso, Salvina, hai fatto trasparire tutta quella che è la tua cultura e il tuo amore per la poesia, per l'arte e la cultura. Quindi non si può chiedere di meglio. Quindi io vi rinnovo ovviamente il titolo, una Nature Lover in Lockdown, Salvina Cimino, lo trovate sempre su Amazon, basta digitare ovviamente il nome dell'autrice, fate questa esperienza perché veramente ne vale la pena e soprattutto quando avrete finito di leggere non avrete soltanto letto un libro, ma ripeto, avrete con voi uno strumento storico che conserverete e porterete sempre con voi, magari rispolverandolo tra qualche anno quando tutto questo, speriamo in fretta, sarà passato. Io vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, un bacio grande, alla prossima, ciao!